Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Litto e benvenuti su Kingdom Hearts Union Cross. Oggi non riesco a fare questo video degli update perché stanno succedendo un sacco di cose random in questa giornata strana, perché non lo so il perché, sono sfortunato particolarmente. Abbiate pazienza ragazzi se non ho pubblicato il video questa mattina, ma in questi 2-3 giorni avrò un sacco da fare nelle prime ore della giornata, quindi portate pazienza se non arriverò subito, ma spero vi possa interessare anche se viene rilasciato nella sera, nella tarda serata, anche rispetto a chi magari ha già pubblicato questo video. Portate pazienza, ragazzi, è ancora poco e poi magari riuscirò a ricaricare le cose quando meglio sarà possibile e il prima possibile. Andiamo a vedere quattro notizie oggi. La prima è 3 Dot Illustrated Kingdom Hearts to Kairi within 5 draws. Ragazzi, in una parola, skip. Non è vantaggioso per veramente nessun tipo di utente. Sono 15.000 jewels, in poche parole, sono 100 euro, 5 pulls. Lasciate veramente stare. Avrete visto nel video di Sephiroth che ho rilasciato che non ne vale la pena di andare a prendere una medaglia come questa in questo deal, perché è una medaglia che comunque è comune, si trova, e veramente se proprio non ce l'avete e ne avete bisogno disperato, andatevela a prendere, ma io non la consiglio. È un pull che veramente lascerei veramente stare. Seconda notizia, che è la terza nell'ordine: evento nuovo di Union Cross. Gli orari sono sempre gli stessi, dura una settimana, come ci dice qua, fino all'11 di settembre, e ci dà la parte l'Avatar Part Get Carnival Mask. Ci dice appunto che è questa qua che si vede nel banner a destra. Interessante, però non è tempo di carnevale per noi, non capisco perché facciano queste incongruenze strane. Forse è per stare dietro la versione giapponese, ovviamente è molto probabile. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. Gli orari per trovare più nemici rari e extra hard bosses sono sempre i soliti, quindi dalle 4 alle 5 del mattino e dalle 8 alle 9 del mattino. Perché ci dice che ci sono 4 boards, le due delle Avatar Parts ci danno rispettivamente la frase Give me power e light per versione maschile e per versione femminile, e dopodiché due Magic Mirror Set che vanno sempre bene, ragazzi. Consiglio di andarveli sempre a prendere, però io non sempre riesco a completarli. Ma qui c'è la cosa veramente interessante, mi sposto un po' con la testa perché, come vedrete da qua, non solo è interessante perché è un raid boss Omega Perk, ma è anche un raid boss Omega Perk di valore più 10. Quindi assolutamente, ragazzi, non andatevelo a perdere, perché non capita spesso di ricevere un più 10 raid boss Omega Perk. Quindi non perdetevelo, fatelo almeno di andare a prendere la prima delle boards e poi magari lasciate pure perdere. Tutto il resto è standard, quindi le missioni sono sempre le solite, ci dà un po' una guida a come vanno fatte queste missioni, ma ormai le sappiamo come sono fatte. Dopodiché, terza missione, terza news di oggi: Daily Raid Event Get Jewels and More. Questo penso che sia quell'evento che compare ad un orario specifico per noi. Presumo che sia. Vabbè, ci dice che intanto che questo durerà una settimana, quindi per una settimana andremo a farmare gioielli e altre cose nelle boards di questo evento. Però le boards di questo evento e il boss compariranno ad un orario specifico. Ci dice 19 UTC, presumo che per noi siano le 21, però non vorrei veramente dire una stupidata. Ovviamente cercherò magari nei commenti di correggermi se è sbagliato quello che sto dicendo, altrimenti prendete per buono questo. E di per sé funziona uguale come al solito, quindi sconfiggendo il boss ci dropperà delle event coins fino a livello 55, dopodiché basta, sarà fondamentale fare squadra con i vostri compagni di party. E ci dice anche che la board rimarrà aperta per 30 minuti dopo lo scadere dell'ora. Dopodiché ci dice che possiamo ottenere jewels, magic mirror, seed, chip, dales e eccetera. Andiamo a vedere l'ultima delle notizie, che è la più interessante di oggi, che l'abbiamo tenuta in fondo perché è proprio la più interessante secondo me, che è quella relativa al pacchetto VIP, che questa settimana, ragazzi, lo dico subito, secondo me ne vale assolutamente la pena. Ovviamente non per tutti, perché comunque chiunque sa bene qual è il tipo di gioco che vuole fare, ma queste sono le settimane centrali in cui le due medaglie ci danno oltretutto ben 1400 jewels in più. Oltretutto penso che ci sia ancora l'offerta di ricevere più gioielli, perché appunto siamo nel momento di vendita positiva di gioielli, e appunto vengono dati in offerta alcuni gioielli in più all'acquisto dei gioielli. E dopodiché abbiamo un set di missioni VIP veramente interessante. Oltre a quelle della medaglia, che andiamo a vedere di che medaglia si tratta in un attimo, abbiamo anche la missione dei 7 Magic Brooms. E ovviamente non è questa la maniera che tutti volevamo
a suo tempo di ricevere i Magic Brooms, però ragazzi ci vengono droppati con il set delle missioni VIP, piuttosto che niente ce le prendiamo, ok? Quindi se volete a tutti i costi prendere il pacchetto VIP, e io lo consiglio questa settimana, non dimenticatevi che avete i 7 Magic Brooms. Spero che questa volta non siano buggati, perché altrimenti veramente non ci siamo proprio. Ma altrimenti, ragazzi, vale assolutamente la pena sia per i 7 Magic Brooms che per la Key Art numero 11, Get 4 Key Art numero 11 Medals and 1400 Jewels. L'ho fatta mezza in inglese e mezza in italiano. E ci dice che dura 2 settimane, praticamente ognuna di queste 2 settimane otteniamo 4 e 4 medaglie per un totale di 8, quindi un guilt e un reroll. E niente, che dire, ci dice che appunto ci dice che queste missioni verranno sbloccate completamente all'acquisto. Andiamo a vedere di che medaglia si tratta. Key Art numero 11, Tier 6, il primo buffer Tier 6, anzi scusatemi, il secondo perché Tifa e Aerith l'abbiamo già ricevuto, include l'artwork che è quello del manga. Adesso non sto a farvi vedere il manga, ma è il manga di Kingdom Hearts 358/2 Days o 358 giorni e mezzo, vedetela un po' come volete. Special Attacks, deals 11 hits, quindi colpisce 11 volte e per un turno aumenta la strength di 3 tier e diminuisce la difesa PSM di 2 tiers e ridà indietro 3 gauges. Colpisce tutti i nemici e con un costo di 0. Ovviamente è una versione diversa, rimodellata rispetto a Vivi, questo non ci ridà le gauges, però è un ottimo buffer, soprattutto perché dura per un turno e soprattutto per una medaglia del genere un extra attack può veramente fare la sua sporca figura. Ovviamente io consiglio di prenderlo se siete in grado di in una settimana sola andare a collezionare un extra attack. A quel punto, ragazzi, lasciate stare di comprare la settimana dopo. Questa non è una medaglia che fa danno, questa è una medaglia che fa buff. Assolutamente, però, mi raccomando, non fondetele insieme tutte e quattro le prime Key Art numero 11 che ricevete, perché sta arrivando sicuramente la High Score Challenge in cui saranno presenti Tifa e Aerith, Sephiroth e la Key Art numero 11. Quindi se avete queste 3 medaglie, senza ombra di dubbio riuscirete a fare un gran bel punteggio. Dunque, ragazzi, questo era il pacchetto VIP e ci dice che possiamo comprarlo solo una volta, ma insomma ci dice sempre le solite cose. Queste erano le informazioni sul pacchetto VIP che io ripeto consiglio, e se riuscirete ad avere extra tax su questa medaglia, lasciate perdere l'acquisto della settimana successiva, perché ovviamente non ne vale la pena se non per un acquisto vantaggioso di gioielli. Dunque, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Sì, abbiamo visto tutte e quattro le news. E che dire, ragazzi? Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Commentate dicendomi nei commenti se comprerete questo pacchetto di VIP. Sono veramente curioso e qualcuno magari mi dica se lo fa per la medaglia o se lo fa per andare a fare un pull extra su Sephiroth X, e lo capirei. Iscrivetevi, ragazzi, per non perdervi i prossimi contenuti su questo canale. Vedo che stiamo crescendo veramente veramente tanto. Ripeto, ai 100 iscritti facciamo il giveaway della card di o di Google o dell'Apple Store. E noi direi che ci rivediamo in un prossimo video riguardante Kingdom Hearts Union Cross. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao ciao. E non perdetevi le live, magari cliccando sul campanellino, perché vedo che siamo sempre 10, 11, 9 utenti sempre attivi sulle live. Quindi, ragazzi, grazie, grazie mille. Se volete avere più comunicazione con me, non perdetevele, perché lo faccio anch'io un sacco per fare 2 chiacchiere insieme a voi. E ragazzi, alla prossima. Ciao 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 ciao. Alla prossima.